Buongiorno a tutti, sono veramente felice stamani perché sto per annunciare un ospite per me incredibile. È una persona che mi ha veramente ispirata tantissimo, continua ad ispirarmi, personaggio di grandissimo valore e oggi ho il piacere e l'onore veramente di poter intervistare sul mio canale YouTube Giovanna Garbuio. Ciao Giovanna. Francesca, grazie, tu sei troppo buona, troppo gentile e mi tieni un po' troppo sul piedistallo, sai che è pericoloso perché dai piedistalli si casca e quando si casca ci Ma si non ti vive tanto preoccupare che male. io ho già messo tutte le reti del caso, quindi se molleggi sulla rete, ritorni sul piedistallo dove ti ho messo e lì rimani, per me rimani. Grazie, grazie, ma soprattutto grazie di questa opportunità e grazie di questa chiacchierata che sarà sicuramente interessante. Grazie a te. Sicuramente tantissime persone sul mio canale che mi seguono ti conosceranno, non ho dubbi, e conosceranno anche uno degli argomenti che maggiormente tratti e che soprattutto incarni nella tua vita, perché questa è la differenza che vedo emergere in maniera così palese e forte quando parli. Si vede proprio che sei una persona che non solo tratta alcuni argomenti a livello intellettuale, ma proprio che li vive. Con le cellule di tutto il corpo, con tutto il proprio essere. Questa per me è stata la grandissima, differenza, ciò che mi ha spinto a seguirti. Giovanna è una scrittrice, principalmente si occupa di Ho'oponopono, e non voglio dire io che cos'è perché sicuramente sbaglierei. Ma lascio la parola a Giovanna. Giovanna non si occupa soltanto di questo, poi andremo più in dettaglio durante l'intervista, ma vorrei chiederti intanto, prima di tutto, Giovanna, quando è stato il tuo primo incontro con il mondo della spiritualità e che cosa ti ha spinta proprio a appassionarti e a viverti l'Oponopono come stai facendo ormai da diverso tempo? Bella domanda impegnativa. Intanto grazie per quello che hai detto del mio percorso, in cui sinceramente mi rispecchio non tanto per la diversità o per il confronto, quanto perché sono fatta male e se io non ci sono dentro le cose non riesco proprio no a parlarne, ma a capirne. Quindi riesco a parlare solo di quello che integro. Ed è sempre stato così fin dall'età della scuola, in cui non andavo tanto bene proprio perché determinate materie non era possibile viverle, sperimentarle, farle proprie. E quindi quando mi sono messa su questo percorso, ho dovuto entrarci dentro anima e corpo, fare miei determinati una determinata visione delle cose nel momento in cui mi sono accorta della funzionalità sulla mia vita di questa visione, solo allora ho potuto cominciare a parlarne. E chiaramente quando le cose le hai sperimentate, le hai fatte tue, hai un certo tipo di competenza e quindi parli, insomma, è un po' come raccontare qualcosa che ti è capitato. Un conto è riferire qualcosa che è successo a qualcun altro, che hai sentito dire, che ti è stato raccontato. Non avrai mai i particolari. E anche avessi i particolari, non avrai mai le sensazioni, i sentimenti, il vivere veramente quelle esperienze. Quando invece racconti qualcosa che hai sperimentato tu, sai esattamente come ti sentivi nel momento in cui facevi quel tipo di esperienza. E questo è un po', il mio percorso di divulgatrice, ecco, perché io non sono un formatore. Io sono una divulgatrice, proprio io mi piace, amo, ho bisogno di diffondere quello che ho scoperto essere efficace per me. Non sono un formatore perché mi sono resa conto che per quanto riguarda quello che so io, non ho davvero niente da insegnare, perché non lo posso insegnare.
ho avuto un'esperienza proprio in questi giorni con una ragazza con cui ci sentiamo spesso, alla quale era da settimane, settimane, mesi forse, che continuavo a ripetere un certo tipo di modalità di approccio alla vita, e lei mi diceva sempre sì, ho capito, ma stava sempre male, finché l'altro giorno proprio ci siamo sentite e mi ha detto: Gio, ma le cose sono così, 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 perché ho avuto questa esperienza. E ho detto: vedi, sono settimane che te lo ripeto, ma finché non lo vivi tu, non puoi saperlo. E il concetto che la verità non si può mostrare a chi non la vede è veramente una verità importante. E siccome appunto io nel mio percorso mi sono trovata a fare questo tipo di esperienza in me, perché anche in me mi sono accorta che cose sentite, risentite, lette, rilette, viste e non integrate, non le avevo comprese, perché per quanto magari si possano capire le cose, finché non le comprendi non le fai tu e non le puoi mettere in pratica, poi basta veramente un click e dici: cavolo, era tutto così facile. Però finché quel click non lo fai tu, non te lo può far fare nessuno. E quindi in questo senso penso che non potrò mai diventare un formatore. Un divulgatore sì, perché non mi stancherò mai di raccontare quello che incontro, proprio perché vedo l'utilità nella mia vita e vedo l'utilità anche nelle persone che un po' alla volta la integrano. Però appunto non so che io non posso trasferire ciò che so. Posso suggerire, posso mostrare, ma poi ognuno deve davvero fare il suo percorso. E quindi forse questo è il motivo che ti ha fatto vedere in me un qualcuno che cammina le sue parole. Non è una qualità, non è una bravura, ma semplicemente una necessità. Cioè non posso essere diversamente, proprio perché sono una bastian contraria nel DNA, e finché non ho integrato io non mi fido di nessuno e quindi faccio veramente fatica a parlare per sentito dire. Quindi appunto è una necessità mia questa, non è una qualità assolutamente. Ecco, questo giusto per mettere qualche puntino su lei. Per quanto riguarda la domanda, perché finora ho spaziato in altro, per quanto riguarda la tua domanda, come sono arrivata alla spiritualità? Io credo di esserci sempre stata dentro. Io fin da piccolissima, io per dirti, non ho mai smesso di credere a Babbo Natale. Non ho mai smesso di credere alla Befana, alla magia del Natale, e per me il periodo di Natale, la gioia di andare a cercare le cosine che possono fare felici le persone che ami, per me mi riempie veramente di energia positiva per tutto il resto dell'anno. Quindi ho sempre avuto questa indole un po' giocosa, un po' bambina, un po' forse in connessione con quello che definiamo un ipili, il nostro bambino interiore. E quindi sì, forse sono solo rimasta un po' bambina in questo. E ho, chi lo sa perché, chi lo sa come, ma ho salvaguardato qualche caratteristica che i bambini hanno e che noi tendenzialmente dimentichiamo di avere. Io sono sempre forse un po' rimasta attaccata a questo tipo di caratteristiche, e quindi in tutta la mia vita ho sempre saputo, non creduto, ho proprio sempre saputo di essere oltre quello che fisicamente, sensorialmente possiamo sperimentare. Io questo oltre l'ho sempre vissuto tangibilmente. Quando è mancato mio papà, che è morto, che io avevo 21 anni, quindi un po' troppo presto per i gusti umani, diciamo, è stato devastante chiaramente,
io non avevo la consapevolezza che ho oggi e quindi non avevo la visione che ho oggi e ho sofferto tanto, 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 naturalmente, come è normale, come è successo alla maggior parte di noi, per un motivo o per un altro. Tuttavia, io non ho mai dubitato. Cioè, io la mia sofferenza era determinata dal fatto che non avevo più la mia guida in terra. Mio papà era una persona bellissima, a detta di tutti, chiaramente io sono sua figlia e non posso dire diversamente, ma a detta di tutti, ed era una persona molto generosa, molto presente. È mancato dall'oggi al domani e questo è stato il motivo della mia sofferenza. Io non ho mai sofferto per la sua scomparsa. Io ho sempre saputo dal primo giorno che lui c'era. E lui c'è stato. Stiamo parlando di qualcosa che è successo più di 30 anni fa. Io la presenza di mio papà l'ho sempre avuta nella mia vita, tangibile e sperimentabile. Tuttavia siamo umani e la mancanza tattile dell'abbraccio, della parola pratica per una ragazzina di 20 anni che si sta affacciando alla vita può essere abbastanza destabilizzante. E questa è stata la mia destabilizzazione, non la paura che lui non esistesse più. Questo non l'ho proprio mai preso in considerazione, mai. Quindi, per rispondere alla tua domanda, quando ho cominciato ad essere spirituale, forse lo sono sempre stata. Lo sono sempre stata a modo mio, perché io sono sempre stata una persona molto spirituale, con delle certezze che mi sono sentita accusare, appunto, che le certezze non si possono avere, e invece io le ho. Le ho sempre avute e le ho e continuo ad averle. Una di queste è la presenza tangibile di mio papà. Ho sempre avuto delle consapevolezze importanti a cui fare riferimento anche nei momenti di difficoltà, di smarrimento. Ed erano consapevolezze che mi hanno sempre in qualche modo riportata al centro, pur essendo io una persona molto radicata nella materia. Io dico sempre che vengo da Marte perché sono una guerriera, potentemente una guerriera. Io ho dovuto lavorare molto, molto, molto su di me per smettere di combattere, perché per me combattere era lo stato naturale del mio essere. Nel momento in cui ho capito la disfunzionalità del conflitto, la disfunzionalità del combattimento, io ho dovuto fare un lavoro importante per diventare in qualche modo guerriero di luce. Mi piace pensare di essere in quella direzione. Ho dovuto fare dei grandi cambiamenti, ma non tanto cambiamenti, più che altro ho dovuto riconoscere delle caratteristiche mie e smettere di demonizzarle. Quindi un po' alla volta ho imparato a ricavare la bellezza da quelli che io avevo sempre considerato essere i miei difetti e scoprire un po' alla volta che all'interno di quei difettoni, perché poi erano caratteristiche caratteriali che mi hanno messo molto in difficoltà relazionale nella mia giovinezza, ma alla fine riconoscendole, accettandole e abbassando il volume, ho scoperto che contenevano delle grandissime potenzialità che poi sono state quelle che mi hanno portato a fare quello che faccio oggi, a mettermi in gioco, a raccontare un po' quello che ho scoperto, tra virgolette. Quando dici dovevo divulgare, dovevo raccontare, devo continuare a farlo, si vede proprio che fa parte della tua missione di vita questo, e io sono profondamente grata per questa tua missione di vita, perché grazie alla tuo desiderio di divulgare che sono arrivata a te dopo aver incontrato
l'Oponopono tramite una lettura di Giovitale, e ovviamente sono andata alla ricerca di personaggi italiani che parlassero di questo Ho'oponopono, e ho trovato te, ne ho trovati altri che però non mi hanno convinta come mi hai convinta tu. Che cosa ti ha portata però in particolare a scegliere Ho'oponopono? Intanto, ecco, per chi, ora qui si va nel dettaglio e si apre un file enorme, voi potete capire effettivamente che cos'è Ho'oponopono andando sui canali di Giovanna, che poi vi metto qua in descrizione, ci sono tantissime risorse a cui potete accedere, quindi potete farvi una cultura incredibile sull'Ho'oponopono. Ecco, la domanda è intanto se riesci in due parole, impresa ardua, a definire Ho'oponopono e a sgombrare un po' il campo da quelle che sono le false credenze riguardo a che cosa sia effettivamente, poi che cosa in particolare ti ha portato a scegliere Ho'oponopono piuttosto che altri percorsi. Anche questa è una domandina da un milione di euro. Allora, cercando di essere più sintetica possibile, Ho'oponopono è una pratica, nasce come una pratica in Hawaii, ma è arrivata in Occidente come veicolo di una cultura. E quindi, come lo conosciamo noi, come è utile a noi, quello che io definisco Ho'oponopono occidentale, è un approccio alla vita, è una visione, è proprio un modo di vedere se stessi, il proprio ruolo e la propria realtà all'interno di questo meccanismo che è la nostra incarnazione. Quindi Ho'oponopono è proprio un modo di relazionarsi a tutto. Ho'oponopono letteralmente significa agendo per il meglio, miglioro ciò che è, miglioro la mia realtà. Io l'ho sintetizzato con la frase percependo la perfezione, miglioro la realtà. Ma poiché la cultura hawaiana, lo spirito di Aloha e per inciso tutte le culture efficaci, tutte le dottrine utili al benessere dell'essere umano si basano sulla stessa consapevolezza, lo spirito di Aloha si basa sulla consapevolezza che tutto è uno, l'uno è amore, tutto è amore che evolve in direzione dell'espansione di se stesso. Quando noi acquisiamo questa verità, questo principio, non possiamo non approcciarci a ciò che accade in un determinato modo, che è un modo estremamente funzionale, allineato all'espansione dell'amore stesso, in quanto riconosciamo di essere amore noi stessi. E per inciso questo è, tu adesso hai parlato della mia missione di vita, della mia missione dell'anima come divulgatrice, in realtà la mia missione di anima, ma la tua missione di anima, la missione di anima di chiunque è quella di riconoscere di essere amore, di essere l'individualizzazione di quell'amore totale, cosmico, che definiamo appunto uno. Questa è la missione di ognuno. Poi ognuno di noi si incarna con determinati talenti, determinate capacità, che messe in pratica gli rendono il cammino verso riconoscere se stesso quale amore più gioioso. Quindi il fatto di mettere in pratica i nostri talenti è un dovere nei confronti di noi stessi, perché è il modo che noi, l'unico modo che noi abbiamo per stare su questo pianeta nella gioia, per essere sereni, per ritrovare la pace dell'io. E poiché la serenità, la gioia, la pace dell'io sono caratteristiche naturali dell'essere, sono attributi dell'amore, più noi vibrazionalmente siamo in questo stato d'animo, più ci è facile riconoscere di essere amore. È un po' un circolo virtuoso, quindi più facciamo
ciò che ci piace, ciò che ci rende gioiosi e quindi mettiamo in pratica i nostri talenti, ciò che ci viene facile anche, più ci è facile riconoscere chi siamo e più parti di noi, cioè più individui arrivano a riconoscere chi sono, più espandono quell'essenza in tutto il pianeta Terra, facendo il bene dell'umanità e contribuendo al risveglio, chiamiamolo così, poi anche qui ci sarebbero da scrivere libri, no, da fare discorsi, risveglio del genere umano e all'evoluzione, elevazione del pianeta Terra con tutto il suo contenuto. Quindi capiamo che Ho'oponopono è qualcosa di enorme. Allo stesso tempo, però, la pratica che propone è talmente semplice e immediata che è praticabile efficacemente senza bisogno di sapere chissà che. Quindi anche tutto quello che ho detto fino adesso è interessante, è bello, è utile saperlo perché magari ci semplifica il percorso, ma non è indispensabile, non è importante capire perché noi possiamo comprendere anche senza capire. Come occidentali spesso c'è più facile comprendere dopo aver capito, ma se non vogliamo confrontarci con determinate modalità o con determinati discorsi, possiamo anche non fare tanta filosofia e essere semplicemente pratici. Quindi Ho'oponopono è proprio per tutti, perché dipende da come vuoi relazionarti all'Ho'oponopono stesso e in base a quello che tu sei ti plasmi la tua pratica, diciamo così, la tua modalità. Ecco, questo per rispondere un po' velocemente, poi ci sarebbe tanto, tanto, tanto altro da dire. Per quanto riguarda invece come io ho scelto Ho'oponopono, non credo di aver scelto Ho'oponopono, io penso che Ho'oponopono abbia scelto me, perché in realtà intorno al 2007-2008, quando la crisi economica, diciamo, ha avuto il suo picco, il mio lavoro, io ho fatto l'architetto per 25 anni con soddisfazione, con gioia, è un lavoro che mi piaceva molto, con dei pro e dei contro, ovviamente come in tutte le professioni c'era tutta una serie di rotture di scatole di cui si farebbe volentieri a meno, ma chiaramente una professione, la creatività e la bellezza del mestiere ripagava tutte le rotture di scatole, perché è un lavoro che mi ha sempre stimolato e mi è sempre piaciuto molto. Nel 2007-2008, appunto, ti dico, da libera professionista mi sono trovata ad avere sempre meno lavoro e, essendo in percorso da sempre alla ricerca di risposte, ho avuto più tempo da dedicare a questa mia ricerca, chiamiamola così. Perciò davvero mi viene da dire che non sono stata io a scegliere, perché la vita mi ha messo di fronte a delle opportunità. Una di queste è stata la lettura di Gio Vitale. Al tempo Zero Limits non era ancora stato tradotto in italiano e quindi c'era The Key, no? The Key, sì, io ho letto quello e in The Key davvero si accennava all'Ho'oponopono appena appena, però nel momento in cui ho letto quel po', ho sentito un'attrazione fatale e ho avuto l'esigenza proprio di andare a fondo di questa cosa. Sono andata a fondo moltissimo e sono entrata poi in contatto con esponenti della cultura hawaiana e quindi ho avuto le mie conferme anche a intuizioni che avevo avuto, eccetera. E beh, insomma, tu sai che poi da qui è nata una bibliografia piuttosto corposa, proprio perché ho cercato di approfondire tutte le curiosità, tutte le domande che via via mi si paravano davanti, cioè perplessità mie, domande mie, io avevo bisogno di approfondirle. E allo stesso tempo avevo questa necessità di condividerle,
perché nel momento in cui verificavo l'utilità mi pareva un delitto non diffonderle, non dare a tutti la possibilità di godere del tesoro che avevo trovato. È stato proprio più forte di me e la vita mi ha dato le opportunità per fare efficacemente questo, perché se tu pensi che io da autore sconosciuto, perché non avevo pubblicato niente se non un report che però gli editori non conoscevano, era stato scaricato da diverse migliaia di persone, ma gli editori, non Giovanna Garbuglio, non sapevano chi fosse, non avevo mai pubblicato niente. Io il primo libro che ho pubblicato l'ho pubblicato con uno dei tre principali editori nell'ambito della spiritualità in Italia. E com'è successo? Io mi trovo ancora adesso con amici che scrivono testi bellissimi, io stessa li propongo agli editori che conosco e gli editori fanno fatica a investire su gli autori sconosciuti. E al tempo le cose sono andate in maniera incredibile, incredibile. E come guidata, ognuno si dia le risposte che ritiene più adeguate. Quindi sì, non credo di aver scelto Pono Pono. Poi ti dico la verità, che nell'andare avanti mi sono resa conto che quello che io ho ricavato da Ho Oponopono e dalla cultura hawaiana sarebbe ricavabile da diverse altre culture che non ho approfondito, come la cultura hawaiana, ma se parliamo della cultura d'Agara o della cultura andina o dei nativi americani o del Sudafrica, per non parlare degli aborigeni, tutte queste culture che conosco superficialmente, però già dall'approccio che ho avuto e dalla conoscenza, dalla piccola ricerca che ho fatto all'interno di queste varie culture indigene, chiamiamole così, vedo che la saggezza che contengono è la stessa identica che io ho ritrovato, riconosciuto e scavato nella cultura hawaiana. Quindi forse sono stata la persona giusta al momento giusto, con gli strumenti giusti per far venire a galla qualcosa che doveva essere messo a disposizione della gente, dell'umanità, di tutti. Sicuramente c'è stato un inserirsi in questo flusso, no, di coincidenze, come mi piace definirlo, però sei modesta perché comunque scrivi divinamente, arrivi al cuore e questo sicuramente fa una grandissima differenza. Però sono convinta anch'io che le cose non avvengano soltanto grazie ai nostri talenti, ma ci siano comunque delle forze in gioco che vanno un po' al di là di questo, quindi assolutamente. Senti, ma te dico, perché si parla sempre del mantra Ho'oponopono, no? Che è grazie, scusa, ti amo, poi nell'ordine che si vuole e come si vuole, ma si può dire anche soltanto ti amo. Il mantra poi invece di Giovitale è insomma tradotto dall'inglese all'italiano, viene un pochino più lungo, c'è una parola in più. Tu giustamente hai accorpato due parole che sono ti chiedo perdono, no? Sono sorry e please forgive me, che esatto. Si possono correttamente tradurre entrambe con scusa. È stato semplicemente per amore di sintesi, diciamo così. Ecco, e a proposito di questo, ma se io ti dico marshmallow, cioccolata calda e frago, a te che cosa viene in mente? Anzi, che cosa mi dici riguardo a questo? A me viene da ridere, sinceramente, perché sa tanto di stregoneria. Però in fin dei conti siamo tutti stregoni, no? Allora, sì, il mantra che tu hai citato, scusa, grazie, ti amo, o perdonami, mi dispiace, grazie, ti amo, è un mantra che è stato, pare, codificato da Giovitale con il dottor Yulen in quegli anni là, 2007, 2008, 2006.
sono una sequenza di parole che hanno una potenza vibrazionale enorme. Basta andare a vedere i significati. Chiaramente i significati potenti di queste parole derivano comunque dalla consapevolezza che tutto è uno e l'uno è amore. Quindi il perdono inteso come colpa non ha niente a che fare con la cultura hawaiana e, lasciami dire, non ha niente a che fare con la realtà delle cose. È un atteggiamento, un'imposizione indotta da una cultura manipolata, che è la nostra cultura cattolica, che ha, anche qua ci sarebbe da parlarne per giorni, che ha avuto una determinata storia, ha avuto una grande utilità. Se non ci fosse stata questa volontà manipolatoria, non si sarebbe diffusa come si è diffusa, non avrebbe fatto il bene che ha fatto e forse non avrebbe fatto neanche il male che ha fatto. Ma alla fine il bilancio è sempre verso l'evoluzione e l'espansione dell'amore. Quindi anche la cultura cattolica ha portato al giorno d'oggi alla conoscenza di tutti gli insegnamenti di Gesù il Nazareno, quindi fosse solo questo sarebbe valso l'investimento. Quindi, senza demonizzare nulla, tuttavia rimane il fatto che il concetto di peccato, compreso il peccato originale, è un'invenzione di sana pianta, non ha niente a che fare con la realtà delle cose, con il meccanismo in cui siamo immersi. Gli hawaiani questo lo sanno bene. Gli aborigeni lo sanno bene, gli africani lo sanno bene, gli andini lo sanno bene, eccetera, eccetera. Noi non lo sappiamo e ci fustidiamo con l'utilità di questo. Ecco. Quindi anche la parola, il concetto di perdono va assunto e ha una enorme potenza se riconosciuto all'interno dell'espansione dell'amore, quindi con la consapevolezza che l'errore non esiste. Quindi quando io perdono sto semplicemente riarmonizzando un'energia disfunzionale che riguarda comunque sempre me. Quindi queste parole che sono state proposte dal dottor Yulen insieme a Giovitale, che hanno fatto giustamente ed efficacemente il giro del mondo, sono uno strumento di riarmonizzazione, in Ho'oponopono si dice uno strumento di pulizia, dove con pulizia si intende proprio un lavoro di recupero dell'armonia nella nostra visione delle cose. Quindi lasciare andare la disfunzionalità di un certo approccio per recuperare la funzionalità di una visione reale delle cose. Questo è quello che fa Ho'oponopono, e il mantra, che appunto, come dicevi, può essere ripetuto in ogni modo, in ogni modalità, con queste parole, con altre, con alcune, con tutte, in qualsiasi modo, ha questa potenza riarmonizzante. Cioè ci fa recuperare la visione della Loa, la visione dell'amore che noi siamo. I marshmallow, la cioccolata calda, eccetera, eccetera, sono una modalità geniale, secondo me, che il dottor Yulen ha utilizzato per portare la pulizia di Ho'oponopono alla portata di tutti. Portare alla portata non si dice, ma di far arrivare le potenzialità di Ho'oponopono a tutti, di renderlo usufruibile per tutti, con degli strumenti semplici, immediati e disponibili nella quotidianità di tutti. Questo perché? Perché in realtà il potere riarmonizzativo è determinato da noi stessi, per noi stessi, attraverso la nostra intenzione consapevole di riarmonizzarci. Quindi che noi lo facciamo attraverso la ripetizione del mantra, che noi lo facciamo attraverso ripetere il rosario, faccio per dire, che noi lo facciamo andando a messa, che noi lo facciamo compiendo una buona azione, che noi lo facciamo bevendo cioccolata calda,
L'importante è che noi abbiamo l'intenzione di recuperare la nostra anomonia. E la cosa bellissima all'interno di questi strumenti che il dottor Yulen ha proposto, che sono innumerevoli perché appunto vanno dai mirtilli alle fragole, alla cioccolata calda, a tutti quei dolcetti americani, ce ne sono innumerevoli. Tra tutti sono stati inseriti anche i marshmallow che tu hai nominato e che sappiamo bene, da un punto di vista nutrizionale, diciamo così, essere forse la più grande schifezza che l'uomo potesse immaginare e realizzare, perché sono pieni di coloranti, di conservanti, di gonfianti, cioè tutto quanto di peggiore da un punto di vista salutare e quanto più chimico è inserito dentro questi dolcetti. Ecco, secondo il dottor Yulen, questi dolcetti sono anch'essi uno strumento di pulizia. Qual è il messaggio all'interno di questa scelta? Qualunque cosa può diventare uno strumento di pulizia. Qualunque cosa. Anche i nostri pensieri negativi ricorrenti, che sono magari quelli che ci avvelenano la quotidianità più di tante altre cose, se noi decretiamo che ogni volta che abbiamo pensieri negativi ricorrenti, questi stanno facendo pulizia, la fanno, perché noi siamo onnipotenti energeticamente. Sulla nostra realtà noi siamo onnipotenti. E il messaggio che il dottor Yulen ha dato attraverso l'utilizzo appunto di questi strumenti strani è grandioso, secondo me. Anche secondo me è geniale come hai definito tu. È proprio un ribaltare la concezione classica che il potere è sempre fuori di te, è sempre grazie a qualcosa di esterno. In realtà, proprio realmente il potere è dentro di noi e siamo onnipotenti, come giustamente hai fatto notare. Allora, Giovanna, parliamo un attimo del tuo ultimo libro che sta per uscire. Come si chiama? Si chiama Occidentalis Karma, e alla latina. E, è un libro che ho scritto con una mia amica, una giornalista toscana, Maria Salerno, persona che stimo tantissimo e a cui voglio davvero bene, ma persona di grande talento, a mio avviso. Occidentalis Karma io volevo chiamarlo Le trappole della New Age. Sostanzialmente è un po' l'individuazione di quei concetti diffusissimi all'interno dell'ambiente spirituale, proposti in maniera assolutamente distorta. Quindi dalla legge del karma, alla legge dello specchio, al concetto di centesima scimmia, tutta una serie appunto di concetti che all'interno del mondo spirituale si vivono come normali, acquisiti, ma in realtà sono stati acquisiti da altre culture, trasportati nella nostra e mal compresi, mal compresi. E quando sono mal compresi diventano dannosi. Quindi è stato tutto un lavoro appunto di cercare di rimettere non solo i puntini sulle i, ma proprio di riscrivere un linguaggio a volte davvero perso. È stato un lavoro interessante, molto interessante. L'abbiamo chiamato Occidentalis Karma, palesemente in omaggio e in riferimento alla bellissima canzone di Francesco Gabbani, che parla di questo in realtà, di come siamo un po', non voglio usare la parola addormentati, ma un po' superficiali nell'approcciarci a concetti che potrebbero essere davvero risolutivi nella nostra quotidianità, ma invece letti e utilizzati in maniera distorta diventano inutili nella migliore delle ipotesi. Ecco. Esatto, nella migliore delle ipotesi, a volte anche dannosi, sono Sì, proprio però. questa sorta di spiritualità da supermercato, oramai che impazza, e io sarò
sicuramente una delle prime lettrici, Grazie. perché questo argomento lo trovo di Ecco, così un'utilità. magari faremo un incontro e ci faremo una chiacchierata su quello che credo che sarà sicuramente stimolante tra noi due. Assolutamente. Mi hai parlato di che cosa secondo te vuol dire risveglio. Ecco, ma che cosa secondo te non è un risveglio? E soprattutto una cosa che mi colpisce di te, e mi hai detto anche che è una cosa che vedi in me, è questo tuo essere un po' una voce fuori dal coro, perché si parla tantissimo di risveglio spirituale, soprattutto in questo periodo storico. Però effettivamente abbiamo un attimo sviscerato che cosa significa effettivamente risvegliarsi, che cosa non è invece risvegliarsi, a tuo parere. Allora, risvegliarsi credo che significhi, cioè io così ho la sensazione che finché siamo qui, incarnati, vivi e respiriamo, forse di risvegliato davvero non c'è nessuno. Io credo che risvegliarsi significhi proprio riconoscersi. Riconoscersi, oddio, forse qualcuno di anche incarnato che è riuscito a realizzare questo stato dell'essere c'è. A sprazzi sicuramente in molti lo fanno, proprio riconoscere la bellezza in tutto ciò che è, ma riconoscerla, vederla senza bisogno di elucubrazioni, di raccontarsi la storia dell'orso per convincersi che proprio emozionalmente e sensorialmente contemporaneamente riconoscere la bellezza. Questo credo che sia il principale sintomo del risveglio. Tutto il resto non lo è. Quindi ogni volta che ci sentiamo risvegliati, temo che sia il sintomo più forte che non lo siamo. Perché ogni volta che noi ci sentiamo diversi dagli altri, migliori degli altri. Ogni volta che definiamo gli altri come addormentati, ma anche, e qui entrerei in un gorgo, però insomma lo accenno, anche tutte le volte che stabiliamo che ci sono anime antiche e anime bambine. Cosa vuol dire? Da Ah. quale punto di vista? Dal punto di vista umano, allora io ho conosciuto persone orribili, orribili, che hanno fatto tantissimo male, che ho compreso essere anime di un'amorevolezza pazzesca, quindi di uno spessore, di una luminosità, grandissime anime, anime che hanno sacrificato la propria incarnazione nel senso proprio di rendere sacra la propria incarnazione per mettersi a servizio del prossimo e venire qui a fare i cattivi esempi. Allora, da Wow. quale punto di vista riusciamo noi a stabilire che uno è un'anima adulta e uno è un'anima bambina? Perché Questa è una umanamente ci sembra più indietro? Ci sembra che non abbia capito perché io so di più, cioè, no. Ogni volta che noi ci confrontiamo con gli altri, siamo lontani miliardi di miglia dal risveglio. Risveglio è consapevolezza dell'unità, esperienza dell'unità. E l'esperienza dell'unità non mi permette di confrontarmi con qualcosa di diverso, perché il diverso non esiste semplicemente. Mi rendo conto che è un argomento difficile, non lo è. però io sento profondamente che questa è la via. Ma per me sfondi una porta aperta perché. E non potevi veramente dirlo con parole più giuste, più efficaci, perché è proprio un concetto chiave, secondo me, un concetto chiave, finché siamo nel confronto, nella dualità, nel puntare il dito fuori, nel dire anche,
poverino, te certo, ci arriverai, certo. Quindi come dici tu di risvegliato c'è veramente poco. Allora, io ripeto, per chi magari è interessato ad approfondire tutti gli argomenti di cui Giovanna parla, può andare sul suo, sul link al suo sito che è www.giovannagarbuio.com e potete trovare comunque tutti i riferimenti qua in descrizione. Su quali altri canali possono trovarti, Giovanna? Un po' io sono... Sì, sono presente un po' dappertutto, nel senso YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, mi trovate, basta un attimo cercarmi, magari fornirò a Francesca i link per facilitarvi eventualmente. Io cerco un po' di utilizzare ogni social per la sua funzionalità più caratteristica. Quindi su Instagram pubblico fotografie con delle pillole, su Facebook pubblico dei post, su Telegram cerco di pubblicare audio, insomma cerco di dare dei contenuti diversi per ogni social, quindi vedete voi insomma quello che più vi risuona, è in allineamento col vostro sentire più gioioso, ecco, quindi... Cerco di dare spunti vari in maniera da arrivare un po' in tutte le modalità. Il modo più immediato sicuramente di restare in contatto con me è quello di iscriversi alla mia mailing list attraverso il mio sito. Ecco. Bene, grazie mille Giovanna, grazie. Veramente è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere averti qui con me, è la prima intervista del mio canale, chissà se ce ne saranno altre finché non mi ispira un personaggio inutile, quindi veramente è un desiderio che si avvera perché erano anni che desideravo. Wow, adesso mi metti in imbarazzo. No, non esserlo perché proprio è... viene dal cuore ed è così, quindi è una manifestazione di un desiderio molto, molto bello che avevo. In cui tu sei maestra, quindi. Grazie mille, grazie ancora di essere stata con me. Grazie a te Francesca, grazie per questa bella opportunità e grazie a tutti quelli che ci hanno onorato di un po' della loro attenzione. Grazie a tutti voi, alla prossima.